Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account e dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi coraggiosi che seguite la versione di Barley. Oggi parliamo di un film del 2024, attualmente disponibile su Amazon Prime Video a noleggio, credo. Film di un regista italiano, secondo me, di enorme talento. Forse attualmente l'unico regista italiano con una carriera di senso a Hollywood, che ogni tanto riesce a tirar fuori dal cilindro dei film davvero pazzeschi, riuscendo a districarsi tra le strette maglie dell'industria, rimanendo comunque fedelissimo al suo stampo autoriale. Un film con due anime lontanissime l'una dall'altra, ma ugualmente entusiasmanti. Potrebbe infatti essere sia una vecchia commedia romantica degli anni 60, e insieme uno spudorato teen movie anni 90, con un occhio strizzato ad un erotismo leggermente pop. Il risultato di questo mix è Challengers, scritto da Justin Kuritzkes, alla sua prima sceneggiatura, prevede una grande carriera per questo scrittore, interpretato da un trio in stato di grazia, composto da Zendaya, Josh O'Connor e Mike Feist, e diretto da Luca Guadagnino. Raccontare una storia d'amore tra due persone senza cadere nel banale e nel già visto non è cosa facile. Raccontare una storia d'amore fra tre persone senza cadere nel banale e nel già visto è ancora più difficile. Raccontare una storia fra tre persone che a loro volta hanno una loro personalissima relazione quasi amorosa con uno sport, in questo caso il tennis, senza risultare snob e noiosi, è il risultato che è riuscito a conseguire questo film. Approfondiamo insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Per me è doveroso partire dal regista. Luca Guadagnino, classe 1971, nasce a Palermo e cresce con la passione del cinema dei grandi autori europei e americani come Bernardo Bertolucci e Jonathan Demme. Per Luca il cinema è una materia da studiare a fondo, una materia a metà tra letteratura e filosofia. E il passaggio dalla teoria alla pratica gli risulta estremamente naturale. Esordisce con un film non banale intitolato The Protagonist, storia di una troupe televisiva che si reca a Londra per ricostruire un omicidio molto particolare, cioè l'omicidio effettuato da due ragazzi della Londra bene che appunto uccidono uno sconosciuto così per noia. Il format del film è quello della docufiction, abbastanza innovativo nel 1999. E nel cast spicca il nome di Tilda Swinton a dimostrare che Guadagnino non si pone limiti sin dal primo film. Nel 2005 è regista dell'adattamento di uno dei più famosi casi editoriali italiani degli ultimi decenni, cioè Melissa P. Storia di un adolescente delusa dalla sua prima esperienza sessuale che, partendo proprio da quella delusione, inizia un viaggio a metà tra ricerca e perversione, concedendosi a uomini di natura molto diversa tra loro e annotando tutto in un diario che alla fine finirà nelle mani di sua madre. Ricordo che quando uscì questo romanzo non si parlava d'altro. Tra i corridoi del mio liceo veniva passato di mano in mano come un libro proibito. A rileggerlo ora fa tenerezza, ma dovete pensare che a quei tempi, nel 2005, non c'era l'esperienza posizione al sesso che c'è adesso, con la pornografia online, con OnlyFans o TikTok. Nel 2005 Melissa P divenne il pretesto per un'intera generazione di adolescenti di iniziare a condividere idee, paure ed esperienze riguardanti il sesso. Peccato che il film sia un'evidente marchetta per cavalcare il successo editoriale. Ottenne un buon risultato al box office, ma qualitativamente stiamo parlando davvero di un filmetto. Guadagnino ha sempre rinnegato il film Melissa P, asserendo che il Final Cut che poi è uscito al cinema non era neanche il suo. Questa esperienza è la riprova per il regista palermitano che il cinema mainstream, seppur sia professionalmente necessario, va affrontato con una solida identità autoriale, senza svendersi. E nel 2009 infatti esce uno dei suoi film migliori, cioè Io sono l'amore.
ritratto di una famiglia borghese e della difficoltà in quei contesti apparentemente freddi e asettici di vivere i propri sentimenti slegati dalla propria posizione sociale. Il film è molto bello, visivamente è di una precisione maniacale, con geometrie che rimandano dichiaratamente all'arte astratta e al cubismo. Ma soprattutto è un film che rappresenta l'anima estremamente internazionale di Guadagnino. I suoi film vogliono parlare al mondo, e davvero per un regista italiano questa è una virtù molto rara, perché per come è ideato e gestito il nostro sistema produttivo, è molto più semplice e remunerativo fare storielle a uso e consumo del nostro paesello, che non cercare di parlare una lingua universale. Il successo mondiale per Guadagnino arriva nel 2017, con un film che personalmente considero una delle opere cinematografiche più belle degli ultimi 3 decenni, cioè Call Me By Your Name. Un film che racconta la scoperta del sesso e dell'amore omosessuale di un giovane ragazzo, un Timothée Chalamet al suo esordio al cinema, che vive un'estate di passione con un uomo molto più grande di lui, interpretato da Armie Hammer. Il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di André Aciman e la sceneggiatura è scritta da un grandissimo maestro del cinema europeo, cioè James Ivory. Camera con vista, vi dice niente? Call Me By Your Name è un film secondo me meraviglioso. Se non l'avete visto davvero, recuperatelo subito perché è un gioiello di delicatezza cinematografica. Non sembra neanche un film, è tutto così fluido e spontaneo che sembra di essere testimoni oculari di quella storia d'amore e non spettatori estranei dietro lo schermo di un cinema. Dopo Call Me By Your Name il nome di Luca Guadagnino a Hollywood diventa caldissimo, anzi bollente. Luca rientra in quel profilo di regista un po' esotico con un tocco decisamente autoriale che l'industria americana tende spesso a premiare. È successo con registi spagnoli come Amenábar e Bayona e con la generazione d'oro dei messicani con Cuarón, Iñárritu e Del Toro. Quindi non mi stupisce la carriera hollywoodiana di Luca Guadagnino. E arriviamo al 2024 con Challengers. Di cosa parla Challengers? Challengers racconta la storia di due giovani tennisti, Patrick e Art, entrambi innamorati di una loro collega, cioè Tashi Duncan, destinata a diventare la futura numero uno del tennis femminile. Tashi è una ragazza molto determinata in tutto, non solo nella vita e nello sport. Non ha problemi a gestire la doppia infatuazione dei due ragazzi, anzi lancia loro una sfida. Il giorno prima della finale di un torneo giovanile, che vede impegnati proprio Patrick e Art, Tashi dice ai due amici che chi vincerà il match vincerà anche un appuntamento con lei. A vincere l'incontro sarà Patrick, che tra i due tennisti è quello più passionale, sia nel gioco che nella vita. Sportivamente ha sempre bisogno di un obiettivo per dare il massimo. Non è propriamente un atleta, reagisce alle emozioni. È un buon tennista, ma ahi lui troppo condizionato proprio da queste emozioni esterne al campo. Art invece è un tennista di metodo e allenamento, non ha colpi eccentrici, è un calcolatore, per lui non è importante vincere a tutti i costi, ma fare i punti necessari per rimanere nella parte giusta del tabellone dei tennisti che contano. La vita con i suoi turning point, incidenti di percorso e l'inevitabile tempo che passa, porta Tashi a lasciare il tennis a causa di un grave infortunio al ginocchio e sposare Art diventando la sua allenatrice. Ma Art, dopo una carriera decente nel circuito del Grande Slam, non ha più stimoli e comunica alla moglie di voler smettere di giocare. Tashi gli chiede così di partecipare ad un ultimo torneo minore e nel caso di una vittoria di questo torneo, prendere in considerazione l'idea invece di continuare a giocare. E in questo torneo Art, in finale, ritroverà proprio Patrick. E il film, partendo proprio da questo match finale tra i due amici, racconta la storia di questo triangolo amoroso con numerosi flashback. Forse troppo numerosi, durante i quali riusciamo a tracciare i profili psicologici di questi personaggi che sono decisamente affascinanti. Tashi non fa niente per caso, tutto quello che fa nella vita è calcolato, premeditato e soprattutto deve necessariamente portare ad un risultato, ovviamente positivo. Anche sposare Art per lei è stato un progetto. Il progetto di rimanere nel tennis e plasmare il marito secondo la sua idea di tennis, letteralmente trasformarlo in quello che lei non è potuta diventare. Art, dal suo canto, si è lasciato plasmare, mettendo da parte la sua personalità, ma anche lui con uno scopo ben preciso. Da una parte è comunque diventato un tennista di successo, dall'altra a Tashi, il suo grande amore che è addirittura riuscito a strappare al suo grande rivale Patrick, che tra l'altro sul campo da tennis non ha mai battuto. E poi c'è Patrick, che è il classico talento sprecato, è un bohemien del tennis. Lui non ce l'ha mai fatta e non ce la farà mai, però negli anni rimane il punto debole di Tashi.
Patrick Bertasci è l'unica variabile incalcolabile. E proprio per questo estremamente eccitante e impossibile da evitare. Tasci tradisce arte con Patrick ogni volta che ne ha occasione. E questa relazione clandestina per Patrick è una sorta di rivincita sportiva nei confronti dell'ex amico Art. E Art, alla fine del film, quando si rende conto di cosa per anni è accaduto alle sue spalle, ha una reazione decisamente imprevedibile, che ci fa intuire che anche lui, meno inconsciamente di quello che pensavamo, probabilmente nella sua carriera aveva calcolato anche questo. Challengers, secondo me, è un film molto bello, estremamente pop e datato allo stesso tempo. Strutturalmente sembra un vecchio film con Audrey Hepburn, Robert Redford e Paul Newman. A livello di tono invece sembra un episodio di Beverly Hills o Melrose Place, con però una solidità narrativa che è la vera forza di tutta l'opera. È tutto volutamente esagerato, dai colori alla colonna sonora, fino ad un finale esagerato in tutti i sensi, con inquadrature dal punto di vista della palla da tennis e degli slow motion quasi infiniti. Se devo trovare un difetto a questo film, direi la sua durata. Secondo me 10 minuti in meno, soprattutto nel terzo atto, lo avrebbe reso decisamente più snello. Challengers è un film che vi consiglio perché è una romantic comedy estremamente moderna, intelligente e soprattutto con dei personaggi con una psicologia affascinantissima. I tre protagonisti sono fantastici, soprattutto Zendaya e Mike Feist. Anche O'Connor è bravo, ma secondo me è chiuso in un personaggio che cambia poco durante il film. Gli altri due hanno un ventaglio di crescita decisamente più interessante. Molto bello un dettaglio di sceneggiatura, cioè un gesto, un codice tra Patrick e Art, che vuol dire una determinata cosa che non spoilerò, gesto che viene fatto durante la finale e che scatena tutta una serie di interazioni nascoste tra i due amici e contendenti. Ed è l'unica cosa che Tashi non può controllare, perché lei non sa che cosa vuol dire quel gesto. Mi è piaciuto davvero moltissimo questo dettaglio e come è stato usato durante il film. Nel finale forse un po' troppo telefonato, mi sarebbe piaciuto qualcosa di più improvviso, ma comunque efficace. Challengers di Luca Guadagnino, per me promosso. Prima di passare alla birra, un minuto della vostra attenzione per lo sponsor di questo video. Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese, Disney Plus 8,99€, Spotify per la musica 10,99€ al mese, Paramount Plus 7,99€, Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese, sono più di 500€ l'anno. Not a great plan. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese? What? È possibile grazie a GamsGo, il servizio di sharing degli account condivisi. Abbonarsi è semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Che birra abbiniamo a Challengers di Luca Guadagnino? Ho deciso di abbinare a questo film una birra sorprendente, perché questo film mi ha sorpreso. Allora, sinceramente, mi aspettavo un film molto più frivolo, invece ha le sue profondità. Quindi a Challengers di Guadagnino abbinerò la Gebena, cioè una coffee lager del birrificio del cuore, birrificio Busa di Briganti, che è una lager, quindi una bassa fermentazione, bionda in stile tedesco, birra classicissima, a cui è stato aggiunto del caffè estratto a freddo. Birra creata in collaborazione con Spazio Caffè Firenze. Perché dico che questa birra sorprende? Perché abbiamo bevuto altre birre al caffè in questo canale e sono tutte ovviamente birre scure, perché siamo abituati a vedere il caffè scuro. Questa invece è una birra al caffè che rimane bionda ed è questa la sorpresa di cui parlavo. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si dovrebbe presentare, con un bel oro carico, che è un mix del biondo della lager e di una piccola nota di colore data dal caffè. La schiuma è giustamente persistente, come deve essere in tutte le basse fermentazioni. Al naso il caffè si sente molto, è molto presente e inizia il gioco della percezione, cioè avere una birra bionda in mano che sa di caffè, molto particolare. Non si sente la parte vegetale del caffè, altrimenti sarebbe risultata aspra. Si sente proprio la parte warming del caffè. È come bere una birra dopo aver masticato un chicco di caffè. Veramente eccezionale. Bravi questi ragazzi del birrificio Busa di Briganti. Molto bravi.
Quindi Challengers di Luca Guadagnino, abbinato alla Gebena del birrificio Busa, film consigliato, birra consigliatissima, quindi direi che oggi è andata di lusso, e dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.